sembra un controsenso l'annuncio futurista, in realtà lo era, dopo i suoi litigi iniziali con Marinetti, che lo accusava ingiustamente di essere un passatista, tanto che Marinetti si prese un insulto futurista, cretino fosforescente, gli disse. D'Annunzio poi diventarono amici durante la guerra e credo che una delle più grandi gioie di Marinetti sia stato leggere Il Notturno, dove vide, poter constatare che D'Annunzio aveva preso molto dalla teoria futurista sulla scrittura, a partire da una cosa elementare, la minuscola dopo il punto. È un'idea rivoluzionaria. E questo libro è un incanto, io ne sono innamorato come tutti i bibliofili, come tutti gli appassionati del futurismo. È un'opera straordinaria, un'idea geniale, come spesso erano le idee futuriste. Io sono molto lieto di vederlo qua a Pescara. De Pero lo ritiene un libro pericoloso perché è un libro che eccede la forma del libro, perché è un libro che non si può collocare su uno scaffale perché lo graffia, non si può etichettare nel mondo bibliotecario perché dietro non c'è una costola, perché all'interno è costruito secondo i canoni delle poesie e del paroliberismo marinettiano, e quindi all'interno troviamo colori differenti, fogli di diversa grammatura, abbiamo testi e poesie scritte in varie forme, rotonde, a freccia, il libro deve essere spostato, deve essere manovrato come se fosse il volante di un'automobile per essere letto opportunamente. L'altro documento che abbiamo portato qui al Museo Paparella Treccio per il Festival d'Annunziano è la rivista L'Acerba, che è un po' la summa delle idee futuriste, delle prime idee futuriste, formato, ideato e voluto da Soffici e Papini. È un libro, è una rivista all'interno della quale troviamo i contributi di tutti i protagonisti, diciamo, del futurismo. Sono due documenti che la Biblioteca Delfico ha grazie a una donazione dell'editore Ferdinando Corona, che nel 2012 e poi nel 2018 fece due donazioni straordinarie, queste e altre, alla Delfico.